surfing chain, jumping up and down, next romance. Sei bravo, ma non hai i tempi televisivi. Fu così che Pippo Baudo, noto talent scout oltre che conduttore, nel 1986 prese una toppa gigantesca. Fiorello, che allora era ancora sconosciuto al grande pubblico, ma una superstar dei villaggi turistici, quell'anno ai provini per Fantastico 7 venne incredibilmente mandato a casa. Di fronte ad un verdetto del genere, chiunque avrebbe rinunciato, ma Fiorello no. C'era un ragazzo che come me. Ecco quindi che arrivano i primi programmi in radio, le prime comparsate in TV e al momento giusto la prima conduzione. Il codino e le giacche colorate diventano il suo marchio di fabbrica e Fiore il punto di riferimento delle mode giovanili e di quella televisione nuova e leggera destinata a sbancare l'Auditel. E il mondo visione? Sì. Eh? No, sto facendo sotto. Fiorello partecipa al Festival di Sanremo è già un mito. Poco importa se quella sera del 1995 la voce lo tradisce per l'emozione. Il suo pezzo, Finalmente tu, scritto da Max Pezzali e Mauro Repetto, è un successo e si piazza al quinto posto. Il palco dell'Ariston segna quindi il suo ritorno in Rai, ma la sua consacrazione come mattatore della rete ammiraglia avverrà dopo qualche anno e coinciderà con un uomo diverso, al culmine della sua maturazione artistica. Wow! Buonasera! Il 13 gennaio del 2001 va in onda la prima puntata di Stasera pago io. Per tutti si tratta della rinascita del caro e vecchio varietà, aggiornato al nuovo millennio. Fiorello dimostra di essere il one man show per eccellenza. Lo so, è pesante, bambini, ma ce la farete. Allora ve lo dico due volte. Fatto fatto? Sa imitare, cantare, ballare, ma soprattutto intrattenere e intervistare ospiti, anche internazionali, senza mai tradire quel suo stile frizzante e irruento, lontano dall'istituzionalità alla quale siamo abituati. Per 4 anni il sabato sera degli italiani è tutto di Fiorello, che declinerà il suo programma in Stasera pago io in Euro e nel 2004 in Revolution. Ma che cantante sono queste, ah! Segue Viva Radio 2 e dopo una lunga pausa il più grande spettacolo dopo il weekend. Oggi continua ad essere lui il più atteso in TV e dopo l'annuncio della sua partecipazione alla prima imminente puntata del festival si è certi che Sanremo anche quest'anno inizierà con la nota giusta. With me.